Luigi Mazzotta perché è il momento di dei conti in tasca, la rubrica di economia curata da Luigi Mazzotta. La conversazione sarà di Gianni Colaciona con Luigi Mazzotta. Vediamo se Luigi ci risponde. Stiamo effettuando la chiamata. Pronto Luigi? Pronto? Ciao Luigi, ci puoi mandare il video? Sì, vi mando il video. Perfetto. Allora, aspettiamo che Luigi ci mandi il video, perfetto, sta caricando, e ancora un attimo, quindi parte da questo momento la conversazione tra Gianni Colaciona e Luigi Mazzotta per i conti in tasca. A voi la parola, ragazzi. Allora, di nuovo salve Luigi. Ciao, non ti vedo ora, forse sta caricando. Sta No, caricando? si vede bene tutte e due, andate avanti. Lo vedo a Non è Giovanni. importante, Luigi, Però niente, dai, si non ti vede la preoccupare. webcam, l'importante è che vede la web Allora, come sappiamo, Luigi Mazzotta è esperto di finanza, consulente di TV Radicale, ormai, voglio dire, abitué e colonna anche lui portante di TV Radicale. E niente, gli chiediamo ovviamente di farci un piccolo resoconto dall'ultima volta che è stato nostro ospite, se così possiamo dire, ma è riduttivo ovviamente, relativamente alla questione finanziaria globale. A te Luigi. Sì, ragazzi, noi ce l'avevamo lasciati all'ultima web dei conti in tasca, erano stati fatti degli aggiornamenti, anche delle previsioni riguardo un po' questa crisi che chiaramente ci attanaglia. E questa è stata una settimana caratterizzata da due eventi importanti che hanno visto protagonista Mario Draghi nel suo primo insediamento come presidente della Banca Centrale Europea. E poi c'è stato l'incontro a Cannes, in un vertice dei G20, che tra l'altro è risultato abbastanza deludente, per fronteggiare questa crisi economica, politica e finanziaria. E questa è una crisi che sembra voglia prendere il sopravvento colpendo in modo particolare l'Italia. E di suoi conti che sembrano non essere in regola, ed anche per mancanza di passate promesse mantenute. Ma io partirei da Draghi un attimo per appunto dire che appena si è insediato alla Banca Centrale Europea, ha avuto una mossa coraggiosa tagliando il costo del denaro dello 0,25% punti base, portandolo da un punto e mezzo percentuale ad 1,25. Probabilmente anche a dicembre ci potrebbe essere un ulteriore taglio. Questa è una mossa a sorpresa per rispondere ai crescenti segnali di quello che lo stesso Presidente ha definito una modesta recessione, in arrivo già da questo trimestre nell'area dell'euro. Nella sua prima conferenza stampa, da presidente della BCE, Draghi ha insistito ripetutamente sulle ripercussioni che la crisi del debito sovrano e le forti turbolenze di mercato stanno esercitando sulla fiducia e le condizioni finanziarie, quindi in generale sulla crescita economica. In effetti Draghi sostiene che non è l'inflazione a preoccupare, ma è l'economia che stenta alla crescita e che per sostenere la ripresa questo taglio dello 0,25% influenza l'intera struttura dei tassi europei, fino al costo del denaro per le imprese e le famiglie. Quindi è stata sicuramente quella di Draghi una intuizione inaspettata, che ha avuto consenso all'unanimità, ricompattando la maggioranza del Consiglio, che era alle ultime decisioni del suo predecessore Trichet non si erano riusciti a ricombattare. E, insomma, Draghi è stato molto bravo in questo suo insediamento. Il Presidente ha però richiamato i governi alle proprie responsabilità quando ha ribadito che gli acquisti del debito pubblico, da agosto in poi, soprattutto sui titoli italiani, sono temporanei, limitati e diretti a favorire
il buon funzionamento della politica monetaria. Non quindi ad abbassare stabilmente i rendimenti del debito pubblico. Il primo passo da compiere è quello, come ha ribadito, tocca alle politiche economiche nazionali che devono combinare aggiustamento delle finanze pubbliche e sostenibilità dei sistemi pensionistici con riforme strutturali per aumentare il potenziale di crescita, migliorare la competitività e dare impulso alla ripresa. Quindi la riforma che deve essere, diciamo, attuata subito è quella del mercato del lavoro, con maggior peso alla contrattazione salariale e la liberalizzazione delle professioni e dei servizi pubblici. Una lista, se vogliamo, che somiglia molto alla lettera che ad agosto fu inviata al governo italiano, quindi c'è un precedente anche. Draghi ha anche sottolineato che gli impegni presi dai governi al vertice europeo della settimana scorsa devono essere messi in atto completamente ed il più rapidamente possibile. Il taglio di questi 0,25 punti percentuali sul costo del denaro rappresenta sicuramente uno stimolo agli investimenti e ai consumi in un periodo tendenzialmente a basso regime inflazionistico e va incontro ad una leggera riduzione di spesa alle famiglie e alle imprese. Possiamo fare un esempio. Chi ha un contratto di un mutuo a tasso variabile, secondo le prime stime, con il taglio del tasso su un mutuo di 100.000 euro a 20 anni, fa scendere la rata mensile di circa 13 euro per un risparmio annuale di poco superiore a 150 euro. Secondo stime di calcolo sull'Euribor, che poi è il tasso di mercato, l'indice di riferimento a 3 mesi, la mossa di Draghi è risultata vincente anche sul credito al consumo, che secondo i dati di Banca Italia tra giugno e settembre viaggiavano su tassi medi del 10,46% annuo, e di crediti personali sull'11,21%. Quindi c'è stata una vera impennata che ora dovrebbe essere in calo. Quindi, riguardo ai conti pubblici, se la decisione di Draghi avesse qualche effetto positivo anche sulla speculazione sui nostri titoli di Stato, l'effetto benefico, oltre che sulle imprese, ci sarebbe anche per lo Stato. Questo è stato il primo, diciamo, appuntamento importante, notizia anche importante. I mercati hanno guadagnato 3 punti, 4 punti. Poi successivamente c'è stato l'altro evento, che era quello che riguardava il vertice dei G20, che si è svolto a Cannes con la presenza di Obama, e su cui c'è stato il richiamo all'Italia sul rispetto degli impegni concordati e sull'importanza dell'applicazione del pacchetto di proposte presentate dall'Unione e da attuare subito nel nostro Paese. Da questo summit l'Italia ne è uscita sorvegliata speciale. La borsa infatti ha perso 3 punti nel giro di un'ora, io la stavo seguendo in diretta, e dopo la Grecia, insieme alla Spagna, noi siamo al centro delle preoccupazioni dei leader dei G20. E nel documento conclusivo l'Italia si impegna ad attuare totalmente e rapidamente il piano globale di crescita a sostegno delle riforme strutturali annunciate il 26 ottobre nel precedente vertice svoltosi in Olanda. L'obiettivo è quello di raggiungere una riduzione sul debito sul prodotto interno lordo a partire dal 2012 ed il raggiungimento al pareggio di bilancio entro il 2013. La cancelliera Merkel si attende dall'Italia e dalla Spagna riforme economiche, e lo stesso Obama
ha ribadito che non c'è più tempo da perdere, affermando che se dovesse esserci un contagio ai paesi più grandi, potremmo trovarci in una situazione ingestibile. È assolutamente necessario che la zona euro invii al mondo un messaggio di credibilità. In tutto questo, il Fondo Monetario Internazionale occupa un ruolo importantissimo, ancora più centrale, per dare sostenibilità all'uscita della crisi europea. Diciamo che siamo sorvegliati speciali ed abbiamo preso l'impegno di invitare il Fondo Monetario Internazionale a una verifica pubblica sulle politiche su base trimestrale. Anzi, avremo una doppia sorveglianza, perché oltre agli ispettori del Fondo Monetario Internazionale, a breve, si presume la prossima settimana, arriveranno anche i funzionari della Commissione europea. Queste sono le due notizie principali che riguardano un poco l'andamento anche dei nostri mercati finanziari, che vivono una volatilità ribassista e rialzista molto ma molto intensa, e che logicamente non va bene così. Ascolta Luigi, se permetti, io volevo subito porti una domanda che ci poneva Riccardo Cristiano, ovviamente essendo in tema radicali, e lui ci chiede: i diritti civili, l'antiproibizionismo, la legalizzazione in genere possono essere di slancio per l'economia? Ma guarda, io ho letto un poco William Burroughs, che era uno scrittore americano morto da pochi anni, insomma aveva 83 anni, lui ha trascorso una vita un po' in giro per il mondo, ha vissuto in mezzo alle droghe, droghe anche pesanti, voglio dire, non le leggere, noi vorremmo legalizzare le leggere, figuriamoci le pesanti. Lui si rivolgeva a Gingrich, che era il ministro lì in quel periodo americano, no? E lo chiamava salamandra, la salamandra Gingrich, e gli diceva: perché non si legalizzano le droghe? Voi le droghe non le legalizzate, perché poi se doveste legalizzare l'eroina in America, a queste persone gli togliereste tutto, gli togliereste il libretto sanitario, gli togliereste la pensione, insomma gli togliereste la dignità. E quindi lui, appunto, io mi ricordo di aver letto, insomma, in un suo testamento, gli ultimi tre giorni di William Burroughs, dove lui rivendicava proprio la difesa dei diritti, di questi, insomma, del fatto che la droga non la si potrà mai cancellare, mai eliminare, è sempre esistita, e quindi attraverso la droga si può aiutare le persone, ecco, a non drogarsi. Insomma, i diritti vanno difesi, e chiaramente questo è un problema molto americano, perché io credo che la droga vada legalizzata in America, come lo pensava anche lui. Beh, poi l'antiproibizionismo sappiamo che appunto già di per sé, essendo appunto un ismo, una estensione in massima parte della proibizione, già di per sé comporta un fascino del prodotto proibito, sul prodotto proibito di per sé. Ma poi di questi ultimi tempi, proprio in tema di antiproibizionismo, è interessante la notizia che proviene appunto dall'Olanda, che inserisce delle regole più proibizioniste rispetto al suo regime, insomma, abbastanza tollerante relativamente all'utilizzo di marijuana e hashish, perché praticamente comportava, essendo un'oasi di tolleranza nell'Europa, nel mondo occidentale generalmente molto proibizionista, un pellegrinaggio praticamente a fini appunto di consumo, potremmo dire qui in TV radicalese, ai fini di una leggera euforia, però cominciava a essere un problema, anche perché insomma era un'affluenza notevole, è un problema veramente, non dico di ordine pubblico, ma insomma per quanto riguarda anche i cittadini che stavano lì, e quindi questo per ma io sai, però non sono molto d'accordo su questa cosa, perché poi in effetti in Olanda
si viveva tranquillamente. Io sono sempre andato ad Amsterdam, per cui non ho visto polizia in giro. Il problema è che è politico, perché anche l'Olanda, come altri paesi dell'Europa, sta andando a destra. Infatti c'è stata la presentazione di quella prima volta in Olanda, è accaduto che si è presentato un partito xenofobo, oltranzista, e ha preso il 13%. E poi dopo ci sono state altre elezioni, delle amministrative, dove questi si sono insediati anche in altri posti, per cui e questa è stata la spinta, il fenomeno che poi ha voluto che dal centro si spostassero i coffee shop, oppure le donne del piacere, voglio dire che, insomma, io questo lo farei a Napoli, figurati. Cioè, Napoli è una città che avrebbe proprio bisogno di legalizzazione di droga, di prostituzione. Napoli è una città antica, ma allo stesso tempo moderna, potrebbe davvero dare un grande slancio Napoli all'economia italiana. Senti, Silvana ci sollecita con un'altra domanda e ci chiede cosa ne pensi delle dimissioni in Grecia di Papandreou. Ma perché si è dimesso? Non so se si è dimesso, si è dimesso. Beh, mo questo non lo Io so, ma so che comunque sia. ha pronunciato dei referendum, ha pronunciato che però la Merkel gliele ha bloccati, perché ora siamo in fase di prestiti qua e quindi insomma il referendum ostruisce, anche se poi io sono del parere che i referendum sono fondamentali, sono importantissimi. Guarda, sulla Grecia. Ne abbiamo parlato anche nelle trasmissioni precedenti, non ci sono grosse variazioni, nel senso che noi ci eravamo lasciati con il fondo salva stati, che aveva un capitale di 440 miliardi e che poi successivamente, ora in questi giorni, è stato portato a 1000 miliardi. C'è stata la ricapitalizzazione delle banche, di cui i nostri istituti di credito percepiranno all'incirca 113 miliardi. Poi c'è stata l'altra tranche alla Grecia. Ora si tratta semplicemente di far accorpare il 50% del debito che si è contratto in Grecia ai privati. E quindi non c'è il default, si è perso il 50%. Ragioniamo in questi termini. In Grecia non c'è il fallimento. C'è la perdita del 50%, ci si accolla questa perdita e si riparte. Questa dovrebbe essere, diciamo, la tattica, se vogliamo, la tecnica che l'Europa sta conducendo. Poi non so se magari si poteva fare un default un poco più, insomma, guidato, però non credo che ci si arriverà a questo. Per cui io credo che è questione di tempo e di riforme. Io penso che Draghi sia stato molto, ma molto chiaro. Lui ci ha fatto capire che non può salvare l'Europa, però come rappresentante della Banca Centrale sicuramente ci dà un indirizzo su cui noi dovremmo seguirlo e nel giro di poco tempo potremo anche uscirne fuori. Ma il problema grosso è quello dell'instabilità politica, perché noi poi in Italia, rispetto agli altri paesi, in questo periodo siamo molto più instabili politicamente, per cui questo ci danneggia e non ci mette in condizione di dare una certa garanzia agli altri paesi. Ecco perché ci ritroveremo gli ispettori sia della BCE sia del Fondo Monetario. Allora, intanto Silvana ci linka l'articolo del Corriere che dà per appunto la dichiarazione di Papandreou che si dimetterà subito dopo l'accordo sul nuovo governo. Quindi ormai le dimissioni di Papandreou sono state annunciate. E vado intanto alla domanda successiva che ce la pone Claudio Giuseppe Scaldaferri e ci chiede il problema di fondo di questa crisi, tra parentesi, economica o democratica?
riguarda le riforme nel mercato del lavoro. Pensate con liberalizzazione e regole antitrust in prospettiva europea? Ma infatti queste sono proprio le cose che non si sono fatte. L'Italia è un paese che anche politicamente, fino a un po' di anni fa, si erano tutti pronunciati per le liberalizzazioni. Era l'unico modo per, è ancora l'unico modo per poter dare un poco di sviluppo, un poco di fiato, un poco di sviluppare un po' di economia, investimenti nelle infrastrutture. E poi improvvisamente si è bloccato tutto. Ma si è bloccato tutto perché, è come dice il compagno, non c'è democrazia. Perché se ci fosse stata un minimo di democrazia, e allora sì, sarebbero potute fare delle cose e quindi sviluppare sicuramente anche il lavoro. Ma io comunque voglio sperare che, insomma, in questa fase di grossa crisi almeno si riesca veramente a capire che non c'è più tempo da perdere, perché ne pagheremo noi e anche le prossime generazioni. I tempi potranno scadere, qui ci sono delle situazioni allarmistiche riguardo anche le pensioni. Cioè, io ora sto parlando di pochi problemi, insomma, che riguardano l'economia, ma questi sono dei problemi che vanno affrontati anche con un certo coraggio, con una certa rapidità. Non si può perdere troppo tempo. Ascolta Luigi, è comparso questi giorni, non so se oggi o ieri, no, ieri, forse l'altro ieri, sul Corriere della Sera, un signore, un privato, ha acquistato una pagina per proporre una pensata che, insomma, mi sembra di niente di nuovo, cioè praticamente suggerire a tutti gli italiani di comprare il debito interno. Scusate, non so, guarda, se hai notizie. Guarda, io non credo che noi, insomma, arriviamo. Io all'inizio ti devo dire che questa crisi l'avevo prevista già da un po' d'anni, ne parlavo anche con i miei compagni dell'associazione, però l'ho vissuta anche, no? Ci sono stato un po' dentro, un po' fuori, però io ho capito una cosa, che poi in effetti l'Italia, cioè i rischi per andare proprio, diciamo, in default, no? Non è semplice che l'Italia improvvisamente possa andare in default. Cioè, ma questo l'ho capito, perché in effetti poi ci sono delle voci, ci sono dei professionisti che si catapultano, sai, in previsioni catastrofiche, magari pure qualche nostro compagno ci sta, però stando alla forza poi della statistica e delle cose, cioè sembri che poi l'Italia non avrà la stessa sorte della Grecia, anche se ci sono delle similitudini, come per esempio una altissima evasione fiscale che è diffusa ad ogni livello, oppure uno stato sociale troppo generoso, come da anni capita nel caso degli organici dei dipendenti pubblici, per esempio, no? Gonfiati i nostri, quelli delle baby pensioni. E pensiamo che in Italia ci costano questi 5 miliardi all'anno, 5 miliardi di euro le baby pensioni. Poi per il resto, nonostante, insomma, questa zavorra che c'è del debito pubblico, in Italia, secondo dei calcoli di Banca Italia, insomma, la ricchezza netta delle famiglie italiane è stimata attorno agli 8.600 miliardi di euro, che corrisponde poi a circa 350.000 euro in media per ciascun nucleo familiare. Le famiglie italiane, 2 su 3, hanno almeno una casa di proprietà. Queste cose noi, insomma, sono tanti che, insomma, non si devono dire. E quindi presentano un rapporto ricchezza-debito disponibile superiore a quello di tutti gli altri paesi industrializzati. Con questi numeri non credo si possa fallire e non bisogna lasciarsi prendere dal panico.
è necessario soltanto agire presto e bene, e ciascuno in pubblico ed in privato deve prendersi le proprie responsabilità. Quindi da questa crisi si può uscire, ma non senza riforme economiche da applicare subito per una ripartenza della crescita e sostenere la credibilità al Paese attraverso anche una riduzione di spese che vada incontro alle famiglie e alle imprese. Cioè noi dobbiamo soltanto cercare di essere intelligenti e capire che l'Italia è un paese che può produrre, ha sempre prodotto, e quindi rimettersi nella carreggiata giusta per dare forza alle imprese e fare in modo che anche le banche possano erogare credito. Questo è quello che penso io. Poi il catastrofismo, questo qua facciamolo fare ai maghi, se ancora ce ne esiste qualcuno, perché poi sai, l'economia si muove giorno per giorno, ogni notizia viene valutata in un modo, insomma, e quindi se pensiamo che sta fallendo il mondo e allora noi non facciamo neanche più la web TV, non accendiamo più la televisione, non guardiamo più nulla, insomma, le crisi quando ci sono vanno affrontate. Quando una persona in famiglia ha un problema, la vita è bella proprio perché c'è quel problema da risolvere. Ma voi ve l'immaginate una vita senza problemi? Che cosa dovesse essere? Un trauma, un macello. Quindi, non l'ho mai provata. Voglio dire, insomma, se tutti, insomma, si danno da fare in Italia, ma ripeto, io il problema è soprattutto politico, instabilità politica, perché dall'instabilità, dalla stabilità politica partirebbe anche, diciamo, quella economica. La politica incide molto in questo periodo, anche perché poi noi ora siamo in Europa, per cui, ripeto, qualsiasi tipo di notizia che arriva, insomma, può smuovere un po' tutto. Ho capito. Luigi, a questo punto ti ringraziamo, il nostro spazio è arrivato a conclusione. Io vedo che è comparso Roberto. Sì, sono qui, ho ascoltato anche le ultime parole di Luigi, molto ragionevoli e sagge come sempre. Certo. Va bene ragazzi, allora ci sentiamo alla prossima. Ok. Ai prossimi aggiornamenti, allora, e speriamo che possiamo raccontare notizie positive e non sempre negative. Va bene Luigi, certo. Grazie Luigi, ringraziamo Luigi Mazzotta. Va bene Luigi. Membro, ciao, del Comitato Nazionale di Radicali Italiani. Gianni, come va? Sarai stanco, immagino, anche te. Ma no, più che altro c'ho un po' di mal di gola, un po' di raffreddore. Mi dispiace che oggi abbiamo avuto un po' di problemi. Mi dispiace che non c'è una leggera euforia oggi. Purtroppo sono cose che capitano. Beh, sicuramente cerchiamo, recupereremo, perché insomma ha avuto un imprevisto. Claudia era per problemi di lavoro, non ha potuto partecipare perché aveva, sì, delle urgenze. I lavori, sì, sono finiti. Come? È tutto finito stasera, allora mancava solo leggere euforia. Sì, non c'è più, bisogna, sì, non c'è, sì, non c'è il proseguimento delle trasmissioni. Va bene, io ringrazio quindi il nostro direttore Gianni Colacione e Luigi Mazzotta, membro del Comitato Nazionale di Radicali Italiani. Torniamo nello studio di Lecce, chiudo la comunicazione con loro. Grazie. E che ho troncato Gianni, mi dispiace. Ecco, finiscono qui le trasmissioni in diretta di TV Radicale per questo 6 novembre 2011. Come già vi ha detto il nostro direttore e già vi avevamo anticipato nel pomeriggio, la trasmissione Una leggera euforia questa sera non andrà in onda, proprio perché Claudia ha avuto delle urgenze nella consegna del lavoro. E quindi non ha potuto preparare la trasmissione. Ciò detto, l'appuntamento naturalmente per tutti voi web spettatori di TV Radicale è sicuramente sul nostro sito, che è www.tvradicale.it, sicuramente su YouTube, il nostro canale è www.youtube.com/tvradicale. E così troverete il nostro canale. Il nostro l'appuntamento è anche su Facebook, perché nei prossimi giorni, già a partire da domani, i nostri contenuti, anche quelli prodotti oggi, ma anche i molti che ancora mancano per quella che è stata la spedizione della
task force di TV Radicale al 10° congresso di Radicali Italiani, e quindi seguiteci sul nostro sito, condividete i nostri contenuti in modo da viralizzarli e valorizzarli. Bene, un saluto da parte mia, ci vediamo naturalmente domenica prossima, 13 novembre a partire dalle ore 16. Un saluto a tutti.